Stanno votando su due persone uccise, raga, ma perché non credete in Babalusi? 50.000 punti su Babalusi, ma siete delle persone orribilanti, cioè. Ma come vi permettete? Ma io non ho parole. Io sono una persona che non uccide nessuno. Qualche volta, però. Allora, nascondo il sub goal. È una via di mezzo, sì. Allora, vai. Molta paura, Babalusi la paura. Caciotta! Grazie per la sub a Yellow 7, mi sa. Caciotta, grazie mille, caciottina. Ne mancano 6, mancano 6 sub, grazie mille per il supporto, caciotta. Grazie, Ivy. Sempre lei 3 anni fa che ho ucciso. 3 anni fa, ciambella. Nel 2024 è un'annata differente. Differente. Ciao Federica, grazie mille per il supporto, caciotta. Allora, continua. Ragazzi, capitolo nuovo, eh. Ovviamente questo, se guardatelo bene, perché è tutto quello che è successo venerdì. C'è un individuo che consideriamo come persona di interesse. Ha un precedente interessante con la famiglia Washington. Sembra che li abbia messi in guardia dal proseguire il loro progetto edilizio a Blackwood Pines, sostenendo che la terra fosse sacra per i suoi avi. I? S-T. Sorella? Chiedi la sorella di chi? Josh! Deve essere. Chiedi quale sorella allora. Via! Amo questo gioco. Io ne ho salvato solo uno. Aspetto. Loro due volevano fare fighi fighi, ma alla fine niente fighi fighi per entrambi. Madonna mia, che storta de gollo. Ciao, Nego. Oh, cazzo! Oh, cazzo, cazzo! Cominciamo bene. Jessica! No! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Jess! Jess! Ciao, Ilaria. Ciao, Valentina. Allora ragazzi, segui il sentiero. Cioè poi mi deve morire pure lui, no, mi incazzo. Vai, pupo. Madonna, lui sta camminando sotto la neve, canottiera, ma sei un pazzo, sei. Lui deve salvare la biondina di prima, ragazzi. Vai, sparagli. Eccola! Jess, scappa! Jess! Spara, spara a quello stronzo! Spara a quello stronzo! Salta giù! Ok. Salta giù piano però, mannaggia a te. Vai, vai, vai! Dai, dai, salviamo Jess, salva Jess, ti prego. Non farla morire. E niente, per guardare la chat, non la devo guardare la chat, sennò mi muoiono le persone qua. Vai. 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 Dai, X, salta. Salta. Ce la facciamo, vai. Easy. Vai. Ce la possiamo fare, ragazzi. Me lo sento. Stavolta la salvo, Jess. Prova a scivolare. Mi sto facendo fare tutte le cose sbagliate, secondo me. Mi sto facendo fare tutte le cose che non avrei dovuto fargli fare, sicuro. Yes, ci siamo. Dai, dai, dai. Andiamo, Mike. Salva la topa. Sì, no. Vedo la chat che è tutta in controversia. C'è una parte che dice sì, una parte che dice no, una parte che dice babba che stai facendo, lo stai uccidendo. Raga, lo posso salvare? Raga, la posso salvare. Secondo me fai bene. Vediamo, vediamo. Cazzo, cazzo. Eccola, Cazzo. eccola. Ti prego. My goal. Qua, sono qua, Jessica, sono qua.
Jessica, sono qua. Jess! Minchia. Dov'è? Jessica, arrivo! Jessica, non c'è. Arrivo! Ascensore. Ah, per caso ho detto sì, Sky, perché ci stiamo cacando sotto, penso. Jessica! 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 Madonna, raga, non è un posto sicuro questo. Jessica! Jessica! Aiutami! Jessica, dove cazzo sei? Jessica! Michael, Michael, sta avvenendo, sta avvenendo, Michael. Sta avvenendo, Jessica, ti salvo io. Dai, dai, ce la faccio. Sono qui per te, Jessica. Ti salverò. No! Oh, Dio! Oh, Jessica. Oddio. È viva, è Jess, viva! Jess, stai okay, bene. Ok, ok. Jessica. Aiuta. Jessica. No! Non è detto che sia morta, non è detto che sia morta. 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 Non è morta. Ora è morta. No, non è morta. Mike ce la fa. Mike, valla a salvare, Mike. Salvala, Mike. Mike, ti prego. Salvala, tu sei un grand'uomo, sei forte. Sei forte, io mi fido di te, Mike. Veloce. Dai, Mike. Cerchio. Dai, 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 dai. Triangolo. Dai, dai, Mike. Quadrato. Mike, Mike, Mike. Cerchio. Mike, ti prego, non cadere. Se cadi, poi ti imbicchi sicuro. Aggrappati. Quadrato. Dai, 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 triangolo. Ce la posso fare? Io ce la... Arrampicati. Madonna, questa cosa che devi fare col pad. Triangolo. Quadrato. Dai, cerchio. Dai. Mike, vai a salvare Jessica. Si salta? Stai saltando, Mike. Ok. Mike. Dai, io credo in te, Mike. Sparagli, sparagli. Vaffanculo a mamma. Sparagli, sparagli, sto figlio di puttana. Cosa? Ho finito i proiettili. No, Mike, non ci credo mai nella vita. Corri, corri, Mike, corri verso di lui e trapanagli la minchia. No, no, no. Devo farcela. No, Mike, Mike, Mike. Mike, Mike, scivola. Scivola, Mike. Madonna, mi sembra veramente. Mi sembra veramente Tomb Raider, mi sembra. Sappiate che io questa parte di Mike non l'ho mai fatta in vita mia. Io questa parte di Mike non l'ho mai fatta perché io ho fatto morire Jessica e Mike. Tutti ho fatto morire. Quindi io questa parte di Mike non l'ho mai fatta. Mai. Bye Michael. Bye Michael. Bye Michael. Vai, vai, vai. Corri, 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 corri. Molto bene, sì. Zero totale. Mike, la devi smettere di stare nella neve con la magliettina con... senza smanicata, cioè. Mamma mia, ma dove sei infilato questo? Scusami. Ma dove siamo? Mike, ti prego, valla a salvare. Gesù, Giuseppe e Maria. Ma la tipa? La tipa ci avrà già la febbre. C'è un tipo. Ok. Mi sa che questa è l'altra coppia. Questo è Chris, quello che è stato menato prima con un pugno in faccia. Questo è Chris. Questo muore di freddo, ma sicuro ci viene un colpo. Sicuro. Questa è Ashley e Chris. Madonna, anche questi due. Raga, io spero veramente di non aver distrutto niente. Ash. Ash. Ashley. Madonna. Chi è quella macchia di sangue? Ma di chi è? Oh, cazzo. No. È di Ashley.
Perché potremmo essere, se no, a due. Cioè, se Jess è morta e Ashley, siamo a due, è finita così. No, ragazzi, non vi preoccupate, è tutto a posto, tutto controllato. No, boh, buon auspicio. Sì, diciamo che l'altra volta abbiamo fatto in modo che le coppie si riunivano. Però adesso, praticamente, stasera le coppie stanno scoppiando, capito? Perché le coppie stanno a scoppiare. Vai. Raga, esplode sicuri. La coppia che esplode, figurati. Ashley! No, boh, ancora non è detto che abbia vinto. Non è detto. Potrei salvare veramente Ashley? Tutti. C'è qualcuno? Ashley? Ma ci fa fuori questo? Ma dov'è Ashley? Scusate, ma perché Ashley se n'è andata via? La serata horror. Io, oh, voi mi chiedete sempre la serata horror. Questa è la serata, cioè horror, più horror night di così non si può, eh. Più horror, l'horror per eccellenza è Until Dawn, quindi più horror night di così se muore. Ash è stata ammazzata. No. È viva. Sì, è bello duro. Maggie Gris è bello duro. Questa è la notte horror. Questa è la top horror night della vita, cioè. Per forza. Secondo posto, teche teche. No. No. No, assolutamente. Adesso entra nel bosco dei 100 acri e trova Winnie the Pooh. Magari potessi trovare Winnie the Pooh. Ancora nessuno, Mishi. Ma siamo in tempo per uccidere tutti. Qua c'è del sangue a terra, quindi. Sento qualcuno. Cazzo, Eva. Sento qualcuno. Chris, dove Ashley? Sono qui. Dove sei? Sono... Non lo so. Stai come bene? Non lo sai? Che cazzo è successo? Ti prego, aiutami. Sto arrivando, Ash. Continua a parlare. Che cosa è successo? Chris, mi ha legato. Non posso muovere. Ma ti ha legato? Chris, ci sei? Salve. E grazie a tutti di essere qui. Vuoi fare un gioco con me? Stanotte faremo un piccolo esperimento. Una specie di test. Per questo esperimento so, sei tu. Ci servirà la collaborazione delle nostre due cavie, Joshua e Ashley. Cosa? Oh mio Dio. Ma ci servirà un altro volontario che dovrà scegliere quale cavia vivrà e quale cavia morirà. Nessuno. Nessuno, se no la chat vince. Per favore. Su, calmatevi tutti. È molto semplice. Christopher, troverai una leva proprio davanti a te. Quello che dovrai fare è scegliere chi vuoi salvare. Oh no! Per pietà, non può essere merda. No, raga, non salvo nessuno. Okay. Andrà tutto bene. Non salvo nessuno, non me ne frega niente. No. Amico. No. Bello. Oh, vediamo di ragionarci un attimo. Chris, non puoi lasciarmi morire. Solo un secondo, io non riesco a pensare. Non salvo nessuno dei due. No, non puoi. No, non puoi chiedermi di se... No. Ma per forza devo scegliere. No, raga. No, sì, ok, salva Ashley, salva Josh, fermi. No, ma no. Salva la figa. Ma come salva la figa? Ma Ashley, così si mettono insieme. Sì, per sempre. Ashley è inutile. Come Ashley è inutile? Salva l'amore, babba. La figa vince sempre, salva lei. Salva. Ammazzane uno che io ho puntato che ne uccidi almeno uno. Stai calma, Momo. Stai calmissima, hai capito? Josh è un coglione. Vabbè, c'è da dire che Josh ha già perso due sorelle.
Quindi nel senso, sti cazzi. Che ragionamento di merda, babba. Che ragionamento di merda. Ciao, cappellaio. È un ragionamento incredibile questo. Questo funziona, fidatevi. Fidati. Allora, io direi che salvo Ashley. Ashley, giuro che ti salverò. Grazie. Non ti lascerò morire. No. Grazie. Grazie. Prego, no. Questa è una pazzia. È folle. Non può essere vero. Cristo, no, io non scelgo. Sta succedendo davvero. Io non so cosa fare. Ascolta. Bello, ne abbiamo passate tante insieme. Dai, non voglio morire così. No, raga, non ce la faccio. Sono terrorizzata, non lasciare che ci uccida. Ero molto scosso, devi capirlo, ma sto migliorando. No, raga, non scelgo, non puoi chiedermi di scegliere fra due persone, non posso. Non posso, non ce la faccio. Sono entrambi importanti. No, Chris! Hai scelto di salvare Ashley. No. Oddio, Dio! Credevo che fossi scusa, mio amico! Scusa, scusa! Come puoi fare questo? Basta! No! Fermati, non puoi farlo! No, non la voglio vedere il sangue che esplode! Guardare, Ashley, non perché non devo guardare, Chris? Dimmi che sta bene, ti prego! Oh! No. Sto arrivando, Ash. Adesso ti faccio scendere. Dai, su, dai, ti faccio scendere. No. Forza, dobbiamo andare via. No. Non è vero, Gano, non è morto quello prima. No! Dobbiamo andare, ok? Sì. Quello non è Josh, però, ragazzi. Chris! Quel sangue di Josh. Chris, cosa è successo? Josh, cosa? Amico, è morto. Aspetta, è cosa? Davanti a noi. Ma c'è, di cosa stai parlando? C'è un pazzo. Un pazzo? Oh mio Dio, dobbiamo andarcene da qui. Non riesco a capire cos'è c'era successo. C'era un pazzo. C'era una sega. C'era una sega. Io non sapevo cosa fare. C'era una sega. Lo ha ridotto a frantelli. Sì. Cosa? Oh mio Dio, Chris, cosa? L'ho ucciso. Non ha manco controllato. È stata colpa mia. No, no, è una pazzia. Dobbiamo chiedere aiuto. Mia, tua metà. Ciao, Kratos. Non lo so. Matt, ci serve aiuto ora. Lo so. Matt non vuole aiutare. Dovremmo cercare gli altri. Mike e Jess sono a divertirsi mentre Sam chissà dov'è. Credo che sia alla bagna. Bene. Sì, hai ragione. Raduniamo tutti no, quanti. Miri. Ma se c'è un maniaco in circolazione, dobbiamo anche chiamare i soccorsi, giusto? Non possiamo solo aspettare. Ma se... Stiamo perdendo tempo a parlare, andiamo! Beh, adesso siamo in quattro. Lei è sconvolta dalla vita. Però scusate, in quattro è meglio che in due. No, perché ci separiamo di nuovo? No. Perché ci separiamo di nuovo? No, Kratos, il gioco di prima non era un horror. Una volta concordo con Emily. Ma io non mi separerei negli horror. Dimmi, avvocato, mi dica. Dottore, mi dica tutto, dottore. Eccoti. Mm-hmm. La situazione si sta facendo tensa. Molto, abbastanza. La notte ha preso la piega che speravi. No. No. E credi che questa povera gente stia avendo quel che si merita? No, ma perché? No! Cosa vuoi? Sto cercando di aiutarti. Questo tuo gioco. Capisci che non ti fa bene? No. Che non sta facendo bene a nessuno. E non posso dire che mostri tanta carità nel modo in cui giochi. Ma non è vero. Sì, Kratos. Ciao, Sicario. Buonasera. Buonasera a tutti quelli su Twitch.
per continuare con questa elaborata autoindulgenza. Mi ha svuotato tutto. Mi ha tolto 27 anni di vita. Che cazzo mi stai spaventando? Tu credi davvero che io sia reale? Non lo so, sei nella mia testa. Sei reale. Il cuore del problema si tratta di questo. Riesci ancora a capire la differenza? Ne dubito. Lui è psicopatico molto. No, ancora non è morto nessuno, Ivy. Sembra di sì, ma non possiamo dirlo perché dobbiamo andare avanti con gli episodi. Cioè, non puoi dire chi è morto per ora, devi andare avanti con gli episodi. Anche Jess sembrava morta, ma non lo era. No, Josh non è morto. Potrebbe essere un sacco di cose. Tutte spiacevoli. Ehi, falla finita. Ecco il nostro biglietto per il regno degli spiriti. Ho già avuto spaventi a sufficienza per stasera. Adesso ho solo voglia di un bel bagno. Lei alla fine il bagno mica se la sta facendo. Scusa, vuoi fare sei fatta? Lei alla fine il bagno non se l'è fatta. Jessica! Lui è andato alla ricerca di Jessica. Oh mio Dio! Cazzo! C'è un individuo che consideriamo come persona di interesse, ma al momento non sappiamo dove si trovi. Dove sappiamo si trova? Che sulla montagna c'è ancora il vecchio sanatorio. Potrebbe nascondersi lì? Ok. 5, paura. 6 ore all'alba. Aia. Aia. Jessica! Davide, non tanto. Così non va. Dai, Mike, tu puoi cambiare la situazione, Mike. Tu puoi cambiare tutto, Mike. Il gioco va in base a te. È anzietta. C'ha pure un lupo questo dalla sua parte. Grazie, Miracle. Grazie per i 6 mesi. Thank you so much per il supporto. Che bello, Mira. Mi raccomando per la sessione. Altri 6 mesottoli di neuroni persi. Dai che fra poco torno ad interagire con voi, che la sessione è quasi finita. Cazzo. Al posto di stare in lurking di 0 di 0 love di 0 di 0 Rambo. Grazie mille, bentornato. Lui in canotte sulla neve. Eh sì, ma l'ansia e l'angoscia lo fanno stare bene con la canotte. Jess è viva ancora. Non vi preoccupate, fino a quando non sapete se uno è morto morto non si può, perché in questo gioco è così. In questo gioco è così, se non vedi il tipo morto morto e il tipo ti dice che è morto, allora non è morto. Ok. Allora Mike, tutto va in base a te. No, Giulia, fidati Giulia, Josh non è morto. Ciao Ricci. Se va tutto bene, sono tutti buoni. Se va tutto bene. Vai. Troppe Giulia qua. Tante Giulia, sì. Ciao Ricci. Madonna, senti come urlano. Senti come urlano. Fantastico. Condannato. Nel posto più pauroso della terra. Inagibile, contro la legge usare e occupare questa struttura. Ma come ci siamo arrivati qua, Mike? Dimmi tutto. Dimmi la verità, Mike. Che gioco è? È un gioco horror, si chiama. Anzi, è un gioco. È il gioco horror. Until Dawn. Vai, alza. È il gioco. Giulia, giocalo tu allora. Giocalo tu. Questa parte è tosta. È tosta, sì. Questa parte è molto tosta. Vai.
Mio fratello la prima volta che ha giocato Until Dawn l'ha giocato col casco per la moto e si abbassava la visiera ogni volta che c'era una cosa brutta. Era piccolo, ma se l'è giocato così. Ah, c'è una cosa là sopra. Ok. Vi giuro, non c'è lui per potervelo raccontare, ma... Sì. C'è una cosa qua dietro. Ma dietro non l'avevamo controllato, vedi? Allora, vediamo se c'è qualcosa da prendere in questa zona che è abbastanza tetra. Ok. Forse questo potrebbe fare da scala. Ok. Ciao Don Matteo. Benvenuto, grazie per il follow. Gabriele simulava il VR con il casco, sì. Forse cerca Jessica, ma non credo che Jessica gliela dia più dopo quello che sta succedendo. O forse gliela dà perché è un suo eroe adesso, può essere. Piano Mike, non cadermi da qua che sennò veramente... Siamo nei cazzi. La dà perché la salva. Se la troviamo ancora in vita, io spero di sì. Per il pronostico, io spero di sì, ma... Vai, Mike, sali. Ciao, Matteo. Che differenza? Ma come fa lui a non sentire freddo? Come fa lui in questo momento a non stare per congelarsi il culo? Io voglio sapere tutto di Mike. Come fa Mike a essere così uomo e forte? Perché è Mike, perché è l'uomo di cui avevamo bisogno. L'adrenalina. Dai, Michelone nazionale qua. La cappella. È infilata in cappella. Porca troia. Cazzo, lo so ai cani. L'osso di chi è? Ciao Ivy. Io non andrei comunque senza cibo per cani, eh. Perché se noi entriamo in questo momento dentro senza nulla per i cani, secondo me la prendiamo nel culo, ma non vorrei essere schietta. È un maschio alfa. Mike è il vero maschio alfa della situazione. Ciao Najomi. Ma io non entrare nella cappella? Ma dovremmo entrare per forza, io credo, eh. Ma guarda. Il sanatorio di Blackwood Pines, inaugurato nel 1922, mens sana in corpore sano. In questo momento di sano c'è poco. Ciao Naomi. Che genio Mike, vedi un tizio con dei cani affamati e si avvicina. Beh, Mike ha voglia di fare l'uomo alfa. Sento in Mike questa grande forza. Si può aprire? Oh, qualcuno voleva dare un'occhiata qui. Vai, apri. Apri, apri, apri. Dai, dai, sfonda tutto. Il nostro salvatore è Mike. Oh, avevo dei fogli. Ok, 30 cartellini della miniera. Guarda qui. Ma io non credo che Mike oggi avrà... Io spero che lui salvi Jessica. Se non salva Jessica, non lo so. Ciao Rossi. Mike, ti prego, salva Jessica. Minchia, io sento tipo dei lupi. Sento ringhiare. Io sento ringhiare palesemente. Insomma, i lupi stanno venendo qua. Ma come va a fanculo a Jessica? Jessica è la ragazza che dobbiamo salvare. La ragazza con la figa. Una macchina fotografica.
è spaccata. Macchina fotografica rotta. Che cazzo ce ne facciamo della macchina fotografica rotta? Nato coi lupi, cresciuto guerriero. E Capobranco. Mike diventerà Capobranco di questa situazione. Ma è qua o della... Oddio, c'ho paura, mo. Non lo so. Ciao, Rossi. Mamma mia, raga. Che cos'è? Un altro foglio. Prendilo, prendilo. Che magari ci può servire per le nostre scoperte. Persone intrappolate per 23 giorni. Oh, madonna. I nostri sono semplicemente tenuti sotto stretta osservazione. Ok, qua... Tipo un ospedale. Che teneva queste persone. Mike. Allora, Mike. Io credo che di là non... No, 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 aspetta. Posso andare di là? Non lo so, mi è venuta un po' d'ansietta. Un po' d'ansietta. Ma vado di qua perché magari di qua ci sono più cose da prendere. Ciao, Ert. Non tanto bene. Magari domani mi riprendo. Intrighi sulla Blackwood Mountain. Potrebbe essere uno di loro che ha ucciso Anne e Beth. Perché è scappato di casa. Dai. Di qua non si... Devo scendere dalle scale, raghi. Scendi, Mike, scendi. Ciao, maestri. No, Gap, è successa una cosa oggi e ne ho parlato in live. Ho fatto tipo, perché credo, un'ora e mezza di pianti. Infatti ho tutti gli occhi gonfi, lucidi e un mal di testa, Gap. Così. Devo entrare nella cappella. Lo so, ma non ho il codice. Ciao, Fede. Allora. Prendi questo. Cos'è? C'è un corvo. Però c'è l'accetta. Prendi l'accetta. Oh, cazzo. Prendila, prendila, prendila. Che ti serve per i cani, prendila. Ok. Basta codici. No, codici non ce ne sono. Sì, sopra ho controllato tutto. Ma secondo me adesso c'è il primo cane lupo qua, eh. Perché io li sentivo prima abbaiare. Abbaiare, ululare più che... Ma di qua non c'è niente. Non fate male ai cani. Ma se i lupi te vogliono ammazzare, che fai male e non glielo fai? Non ti difendi? Non ci credo mai nella vita, non ci credo. A nessuna, procio? Al momento. A nessuno, a nessuno. Ok, torna indietro. Se vi dico nessuna, fidatevi. L'abbiamo già giocato questo gioco in live. C'è un lupo. Quello ci ammazza 100%. Quello ci ammazza 100%. Vado di qua. Vai, vai, vai. Prendi questo. Che cos'è? Un codice. Risposta mia da tenete lontani i giornalisti e altri ficcanaso a ogni costo. Ok. È stato l'incidente dei sopravvissuti accolti. Questo paradiso. Allora, ragazzi, adesso arriverà il lupo. La cosa è sempre quella. Se io sbaglio col lupo, sono morta. Se io sbaglio col lupo, sono morta, ragazzi. Madonna, guarda che scheletro. Bastardo. Mm?
Ok. Non ci vado lì, aspetta. Fammi controllare un attimo la... C'è un topo. C'è un topo e una sedia elettrica. Quella è una sedia elettrica, ma non ci posso andare però. Anzi. Ehi. Ma che? Ma è la mano di chi? La mano di chi? C'è una mano. Dice di toccarlo. Oh, oh, oh. Gli dava da mangiare questa roba. No, Mike, quelle due dita ci servivano. No. Cazzo. Perché? Taglia. Taglia, Mike, taglia. Taglia, Mike, taglia. Amputa. Merda. Vai. Oh merda. Vai. Oh merda. Taglia. Oh merda. Taglia, oh, puoi stare senza le dita. Oh merda. Oh merda. Oh merda. Oh merda. Piano. Cazzo. Mio Dio santissimo, Mike. Mio Dio santissimo, Mike. Dimmi, dimmi, dimmi. Vai, 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 vai. Non è importante, non è importante. Tanto le dita si perdevano comunque. Ok. Effetto farfalla. Va bene lo stesso. Ambarabacci, cicaca, cicci, cocco. Ma che sta a cantare, Mike? Mike, che cosa canti? Kit medico. Ma poi giusto, giusto là il kit medico. Fatto apposta, cappe. Penso di sì, dai. Secondo me sì. Non lo so. E non perdeva le dita, easy. Almeno salviamo Jessica, scusa. Comunque c'era il lupo, l'abbiamo visto prima. Palese. Sì, ho capito, Mike, però non ti storpiare più, ok? Cioè, apri le cose col piano, però. Un morto. Ma che stiamo facendo? Ma perché stiamo facendo questa cosa? Bello grosso quello. Quello era bello cresciuto. Tessera per la cappella. Perfetto. Ok, diamo un'occhiata. Ok. Ce ne sono un sacco di altri. Ma li devo aprire gli altri. Vabbè, Miriam, ma perché le persone ti diranno sempre che un gioco non è horror? Perché loro vogliono solamente i jumpscare. Perché per loro l'horror è solo jumpscare, capito? Non, le persone quando dicono così non ci capiscono un cazzo dei giochi horror. Non li ascoltate. Non li ascoltate. Sì, Darkness. Con la presenza di credo di aver collaborato con la defunta dell'8 marzo. Causa di morte gravi lacerazioni all'addome e ferite intraaddominali. Lacerazione con l'oggetto affilato, possibilmente unghia. Aia. Ah, ciao Gilda, buonasera. Vai. Sì, Sky, abbastanza. Vai. Ah. No, assolutamente, Giorgio. In realtà gli horror più belli sono quelli senza jumpscare. Ambientazione, luogo, cose, cioè proprio una roba... Nicolas Bowman, aggressione da parte di un paziente, lacerazioni fatali alla gola. Guarda lui che fa il segno del 2. Questo posto migliora di continuo. Minchia. Indizio trovato strano teschio. Povero Mike, raga. Povero Mike. Mike. Vai, sbloccala con la chiave.
Questo mette un sacco d'angoscia, sì, abbastanza. Il macete? Il macete l'abbiamo posato. Niente, il macete è qua, ne è posato accanto a noi, ma abbiamo una mano sola, quindi possiamo tenere solo una cosa alla volta. Povero Mike, aveva organizzato la sua serata alla perfezione. Se poteva scopare con Jess, magari rimaneva pure incinta, facevamo un picciritto. Però no. Niente. Dio. Mike, ti prego, Mike. Corri. Corri. Vai. Veloce di lui. Più veloce di lui. Blocca sta porta. Oddio, no, vabbè, il lupo non c'ha i pollici opponibili. Eccolo. Figlio, lui macete. No, perché là si doveva fermare per ucciderlo. Okay. Ma era un lupo. Ma che bella culla per psicopatici. Sì, una bella culla per psicopatici. Direi proprio di sì. Mike, che cosa succede alla lanterna? Mike, la lanterna. Mike, con due dita la lanterna non si tiene tanto bene. Se sta a buggare. Vai. C'è la lanterna che fa dei flickeraggi un po' strani. Credo che siano le due dita. C'era uno, sì, è il tizio. Mike, la fottuta luce. Ok. Bene, rieccomi qui. Si esercita per gesti la luce, può essere. Abbiamo la chiave, quindi adesso possiamo aprire la porta per la cappella. Vai. Piano. Piano, Mike. Infila questa chiave, Mike. Aperto. Ora, Mike, prendi il macete. Mike, prendi il macete! Fanculo, cane di merda! Prendi il macete. Ma perché non lo prende? Perché c'è questa cosa che non prende i maceti, Mike? Ok, c'è un giubbotto. Almeno ci possiamo vestire. Ok, ho il giubbotto e non siamo più svestiti. Povero canuzzo, ho capito, ma l'importante è dargli un pezzo di culo. Dammi, grazie mille. Vai. Ok. Pistola. Grazie, dammi per i 4. Thank you per il supporto. Bene. C'abbiamo i proiettili dentro la pistola. Non è che è come un fucile di prima, che non c'erano i colpi, eh? Che prima che mi incazzo, veramente. Vedi che gli fa le foto a tutti questo qua. È un pervertito. Non comportarti male con gli animali. E ho capito, ma devo farlo, perché quel lupo voleva mangiarmi il culo, Antares. Mi sono parata il culo dal lupo. Fidati. Ora il lupo non ti aiuta. Beh, il lupo non mi avrebbe aiutato comunque, visto che mi stava mangiando. Vai. Ok. Apri tutto. Ok. C'è un lupo dietro. Forse questo farà stare buoni i lupi. Bravo, prenditi le ossa. Che magari ci dai questo e il lupo se sta zitto. Vai. No, va bene così. Poi prendo delle manette. Prendi le manette, prendi qualcosa. Prendi qualcosa per ammazzare il bastardo. Vai, prendi tutto. Sono quello che prende le cose io. Vai. C'è qualcosa là che sbrilluccica, ma non la posso prendere, mi sa. Ok, torna indietro. Allora, noi abbiamo l'osso in mano. Becchiamo un lupo e glielo tiriamo addosso. Com'è che quello non ci sente?
Vai subito a chiedere scusa al doggo. Ho capito, ci stava aggredendo, nel senso. Anche sti cazzi. Allora, andiamo di qua. Ci sono delle scale. Io scendo, devo, no, ok, aspetta, c'è una cosa qua per terra. È un quadro. Gli uomini del miracolo, il riuscito salvataggio di tutti e 12 minatori rimasti intrappolati durante il disastro. Ok, quindi potrebbe essere che lui è uno di quei minatori là. La pistola l'abbiamo presa poco fa. Cos'è? Ah, minchia, è un totem. Totem di morte. Ok, non devo accendere gli accendini. Il totem della morte mi ha detto che non devo accendere gli accendini. Benissimo. E non accenderemo accendini noi, allora. Mai, non accenderemo mai degli accendini. Moriremo tutti. Non accenderemo mai degli accendini. Piano, 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 piano. Vabbè, ma la lampada è una cosa. Quello era un accendino. Ciao, Shara. Dov'è sto tipo? Io spero che se mi spunta una cosa dove c'è scritto tipo accendino accendi, io mi ricordo. Ciao Miracle. A te. Little Hop. Little Hop è una merda. Little Hop è una merda. Perché è solo jumpscare continui. Alcuni anche senza senso in realtà. Nella storia non è raccontata benissimo quella di Little Hop, quindi non mi piace per niente Little Hop come gioco. Cioè, Until Dawn è proprio spiegato bene, la storia fatta bene. È un'altra roba. Cioè, Little Hop rispetto a questo vince comunque lui. Ok. Vai. Io sto usando tutti i colpi per sparare le cose. Oh cazzo. Oh cazzo. Morta sono. Irene, grazie per i 14 mesi. È perfetto. Mike stava per morire, ma non è morto. Grazie Irene per i 14 mesi. Madonna mia. Un anno e due mesi che ti seguo. Sei fantastica nei momenti felici e incredibile in quelli difficili. Riesci sempre a fare sorridere chi ti segue. Oddio. Grazie mille a te. Oggi ho fatto piangere qualcuno in realtà. Fantastici quanto te. Oggi ho fatto piangere qualcuno. Hey, è chiuso. Ma che cazzo? Grazie, Ira. Questo è un folle. Sì. Stanno succedendo delle cose veramente assurde. Ciao, Navarros. Speriamo che una tipa non è morta, perché se non è morta Jess. È morta Josh. Non riesco a credere che sia morto così. Ciao, Akuseru. Forse dovevamo controllare il capanno. Madonna, Emily è la più antipatica proprio del gioco in generale. La ragazza antipatica, Emily. Certe cose vanno viste coi propri occhi. A me basta la loro parola. Sì. The Guerri fa cacare, no? Cioè, The Guerri ha fatto veramente male come gioco. Ha fatto malissimo. Ha le battute alcune carine, però per il resto la storia è fatta male. Infatti ha preso il voto peggiore a livello di giochi questi tipi, perché è fatto veramente male. Mamma mia. The Guerri non vedevo l'ora di finirlo, perché era tremendamente tremendo. Allora, quando l'abbiamo giocato è stata adesso la porta è chiusa, una mano proprio. Devil e me l'abbiamo giocato, Jack. L'ho giocati tutti, Kev. L'ho giocati tutti io. Tu hai un'idea migliore? Non saprei. Bevo. E se... Guarda. Cosa? Una finestra. Fantastico, Matt. Da quella fessura ci passa solo il burro a cacao. No, andiamo. Tu non passerai mai di là, ragazzone. Sì, ma sono i personaggi. Aiuta Emily. No, sfonda la porta. Giusy, grazie per i 13 mesi. Adesso io. Sì, adesso. Dave. Fallo e basta. Ciao Babba, come stai? Siamo a 13. Di 0 di 0, love di 0 di 0. Grazie Giusy per i 13 besottoli.
Sto sfondando una porta. Vai. Ehi, Sele. Uccidi Emily, mi sta sul cazzo. Ora gli infilo un'accetta ad Emily nel culo. Buonanotte, Giulia. Ammazza Emily. No, Emily, no. Ah, deve essere appena successo. Cosa cazzo sta succedendo? Deve essere quel tizio, quello che... chi ha preso Chris, Ash e Josh. Deve sapere che questa è la sola via di fuga. Non lo dire. Guarda, la cabina è finita laggiù. Beh, in fondo, voglio dire, non è così lontana. Ci arrivi con un salto. Salto bene, Em. Accetta in bocca, Emily, please. Grazie della fiducia. Beh, Matt, se non ci arrivi con un salto, cosa facciamo ora? Non lo so. Allora, Emily, stai calma perché sennò qua mi fai venire l'agitazione. Sapeva bene che cosa fare a pezzi. Aku? Ok, Aku. Allora, vai, sposta. Ok. Sanatorium. Qualcuno si è davvero divertito qui. Ciao, Mary. Disastro, già funzionava malapena prima. No, sì, ma... adesso. Almeno non credo. Perché Josh dovrebbe essere ancora vivo. Josh dovrebbe essere ancora vivo. Quindi lo vedremo verso la fine, Josh. Ciao, Nesdark. Ehi, Marco Polo, e se mettiamo in funzione alcune vie e ci diamo una mossa, Ragazzi, l'abbiamo già fatto il riassunto, maestri. Dovete venire prima in live, pupi. Mi dispiace, non ripeto le cose 30.000 volte, perché sennò non andiamo avanti. Qualcosa che possiamo fare. Se hai idee, morto. Beh, io non morirò. Il mio personaggio non morirà. Non mi piace. Non mi piace. E Ellie, perché. Ali, perché non conosci la storia di questo gioco? Per questo. Ma Sabina, un po' meglio. Un po'. Ho un mal di testa? Indecente, raga. Ci vuole una chiave. Chiavi, niente cabina. No. Siamo al punto di partenza. Ma il PG preferito in realtà, Jacopo, nessuno glielo, mi fanno tutti schifo. Forse Mike è l'unico che dice alla fine quello c'ha i suoi scopi. Scopa, forse. Sarebbe logico, no? Ciao, Mary J. Sì, forse. Matt, dobbiamo arrivare a sì, quella certo, radio. Dicono, io cancello la live, mi sa. Ci serve quella radio. Possiamo usare la radio per chiedere aiuto. Qualcuno riuscirà a ricevere i segnali. Mm-hmm. Ah, bene, qualcuno sta iniziando a seguire le regole. Cosa? Quali regole? Regola 1, Emily ha sempre ragione. Madonna, Emily! E non serve aggiungere altro, perché Emily ha sempre ragione. Sì, cancello la live di Twitch e lascio solamente gli spezzoni di gameplay. Emily, che stai a fare? Quella tira, spinge, fa, dice. Emily, ti sta arrivando un bugno, ma lo sa pure lei. Che stai facendo, tesoro? Ci sto tirando fuori da questo casino, cioè. Sì. Leviamo i miei attacchi di panico da Twitch. Ok, vai con la scaletta. Piano piano. Passo dopo passo. No, questi due no. Ma anch'io devo prendere la scala? Ma guarda qui. Tu vieni con me, Bella. Sì, sto venendo. Che versi fa, Emily? Come per magia, vieni. Sembravo io al jazz. Ma Emily, ragazzi, è così. Una ragazza che c'ha paura, ma anche forte. Oh, ma sei pazza, Emily? Madonna, stai bene. E già sì. Emily la stiamo perdendo. Grazie, così in due forse, secondi. Dovresti andare tu per primo, per proteggermi. Sì, per proteggerti, no, perché sei una caca sotto. Ok. Vai, piano piano. Piano adesso. Mamma mia, qua scivoliamo. Sei un po' ghiacciato, qua se scivola. Quasi. Vai, piano. Mi sento svenire. No, Emily, non svenire. Okay. Dai, Emily, piano, Emily. Metti un passo dopo l'altro. Troia, grazie al cielo è fatta. Puoi dirlo forte. Ciao Paola. Grazie Sabina per i 3 mesi. Bentornata in community. Thank you so much, raga. Grazie mille, Sab.
Ora partirà l'alert appena Twitch vuole. Eccolo. Grazie mille. C'è un totem. È giallo. Quindi è solo un totem guida. Ok, dice di prendere... Allora, il totem guida dice di prendere la pistola, quella per il segnale. E Chiana, abbiamo iniziato a fare live alle 17. Questo gioco l'abbiamo iniziato alle 21. No, e maestri. Se non funzionasse... Cosa? La radio! Funzionerà. Ma se non lo facesse... Non credo, ci Emily. Un piano. Forse... possiamo scendere a valle. Scendere da cosa? Dalla montagna. Sei serio? Ma la troviamo sta radio? Il lanciarazzi. Sì, la pistola per il segnale che fa il fumo e le cose rosse. Faccia qualcosa. Credi che quello psicopatico ci permetterà di andarcene? Ma sì. Ma dovremmo trovare... Ma non lo so, Lupo. Lo penso anche io, Lupo, che non sia successo niente di irreparabile. Io penso di stare giocando bene, Lupo, però non ti so dire, lo scoprirò alla fine del gioco. Lo aspetta di certo. Perché secondo me non sto giocando malvagiamente, ce la posso fare. Anche con Mike non ho fatto le cose sbagliate, quindi forse ci sono. Grazie Aku per il follow. Piano, piano. Vai Emily, madonna, ma quant'è alta sta torre? Sul pizzo della montagna? Salva Jess. Ah, Jacopo, quante volte mi è morta Jess e tu non lo puoi capire. Solo il lupo, che dico, solo il lupo. Vabbè, ma sti cazzi del lupo. Ragazzi, diamo l'ossicello e se ne va a cagare. Ok, allora, questo che cos'è? Morte, bianco, no, è bianco. Totem fortuna, entrare dentro la casa. Ok, me lo devo ricordare però. Me lo ricordo. Sì, boh, ma abbastanza. Ciao Alisea, grazie per il follow su Twitch e benvenuta. Comunque con loro abbiamo un'accetta in mano, eh. Non è che dice non abbiamo niente. Ok. Danger Cliff. Attenta a dove metti i piedi. Sì, Matt, potendo scegliere eviterei di concludere la serata precipitando verso morte certa in un dirupo. Sì, ma dove cazzo dobbiamo andare però? Torniamo indietro, Emily. Matt, che cos'è? Attiva la fly. La fly. Emily, salta, tranquilla. Cazzo! Cazzo! Sono alci pacifici. Sono alci pacifici, vero? Guardala lei che si fa il bagnetto, guarda. Lei è inconsapevole di niente, di tutto quello che sta succedendo. Ma c'è solo un problema. C'è qualcuno che la sta fissando. Lui tranquillo, lui a posto. Piccolo lavato, beh certo, lui tranquillo. Ehi. 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 Ragazzi. Che angoscia, no. Che dici? T'a posto. Una serata cosa tranquilla. Lì fuori? Ma niente, stanno tutti a morire praticamente, tranne te. Tranne te. Ok. Ok, sì, sì. Ehi, c'è nessuno, no. Tipico dei giochi horror comunque. Ehi, c'è nessuno? Ma chi lo chiedi? Pazza. Ah, questo mi sembra il giusto modo, Sam, per uscire fuori dalla vasca e andare in giro in una casa dove c'è un tizio che probabilmente ti vorrà fare del male. Sam, io mi vestirei, tipo. Io mi metterei qualcosa. Sam, mettiti qualcosa, Sam. Ma santo cielo, i miei vestiti? Ah, gli ha rubato i vestiti. E beh, certo. E beh, certo. Non è per niente divertente, ragazzi. Eh beh, sì, gli ha rubato i vestiti perché così lei... certo. Bella. Bella questa opzione. No, vai indietro.
A me non ha chiuso la porta, sei educato. Ma non ce lo possiamo mettere il calzino? No, 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 i calzini non ce li fa mettere. Io non uscire da questa stanza, Sam. Chris? Sei una pazza. Stai camminando scalza. Io, ragazzi, io non ho parole. Sta camminando scalza e senza vestiti. E c'è lui che tra poco la mena de botte. Con anche i palloncini, con le frecce in cui deve andare, nei posti in cui deve andare. Perfetto. Sam, io credo che stasera non andrà benissimissimo, però. Cristo santo. Ciao Luna. Sam, ma ce la fai? No, Sam non ce la fa, evidentemente. Io seguo i palloncini Chris? Colorati. Non si può togliere l'asciugamano? Volendo ti scrivere dove ti iscrivo senza venire ghostato? Allora, Cam, mi devi iscrivere o su Instagram o su Telegram. È ora di finirla, va bene? Va bene? Nonostante lo sappia il gioco, mica cosa. Vabbè, non ti preoccupare, è normale, c'è sta. Che belli sti palloncini colorati con le frecce delle direzioni in cui devo andare. Così magari non mi perdo. Non possiamo seguire le farfalle, no? Seguiremo i palloncini del clown con le frecce. Posso io avere i miei vestiti o devo passare il resto del fine settimana con questo asciugamano? Questa è la foto delle due sorelle. Anna, Sam, Mike, Emily. Outfit della serata. Outfit, come è morta Sam? Con l'asciugamano attorno. Perfetto. La morte okay, che... se volevate spaventarmi, beh... ci siete riusciti? Ma Sam, sei sicura di quello che stai a fare? Outfit check. Con un po' di sangue, un pochino. Ciao Luna, grazie. Bella Sam, senti, io prenderei... no, io prenderei la doccia e un coltello. Che diavolo siete finiti? Sam. Sam, io prenderei la doccia e un coltello. Mi girerei dietro e inizierei a fare col coltello dei movimenti a zig zag tipo Zorro, sperando di uccidere qualcuno. Perfetto. Sam, Cristo Dio, ma perché hai fatto questa scelta di... Ciao Samantha. Eccola. Ciao bello. Queste palle sono così pulite che... Mi stai cercando? No. Non credo che ti servirà a cercarmi con lo sguardo, Samantha. Sì, perché? Potrai vedere soltanto quello che vorrò io. Ok, Soul Enigmista. E ho parecchio da mostrarti. Cosa succede? Apri gli occhi. Eccola. Ti sto a fare un video, Sam. Non trovi? Ciao Samantha, voglio fare un giochino con te. Una splendida ragazza che fai male. Credi che abbia la minima idea di cosa l'attende? Credi che questi siano stati gli ultimi momenti felici della sua vita? Oh cazzo. Queste cose. Perché stai guardando? Sam. Josh! Come ti fa sentire? Mio Dio, che cosa hai fatto? Ora ti darò 10 secondi. 10. 9. 8. No. 7. Maronna mia belarda santissima. Lui fa sempre paura. Scappa. Sam, ti prego. Sam. Scappa. Salta. Sam, io non capisco perché tu rifletta mentre stai facendo le cose, Sam. Io non capisco perché tu stia riflettendo. Tu devi fare le cose, punto e basta, Sam. Come hai fatto a inciampare se ho premuto triangolo nel momento su? Esatto, dimmi. Sam, ti sei andata a mettere in cantina, veramente, nell'ultimo posto della vita? Sam, perché ti nascondi? Sam, perché ritardare l'inevitabile? Sam. Resta. Perché illuderti che esista una via d'uscita? Aspetta, Sam. Non sai che riesco a sentire il tuo odore, Sam? Che cazzo è un cane? Sento l'odore della tua paura. Resta.
No, ma il cazzo. Vabbè, ma non sono morta però. Vabbè, io volevo. No, non volevo scappare. Ma pensavo potessi sopravvivere. Cioè, tanto si girava verso destra e se ne andava. No, vabbè, per ora sono viva. Mi ha sonnentito. Partita sarà dalla grande. Tutta la fatica fatta esplorando la fonte delle tue paure. Dovevi fuggire. E tu l'hai. Come fai a saperlo? Solo se hai fatto il gioco lo sai, Laura. Solo col senno di poi lo sai. Opprimente delle cose morte. L'hai usata contro le persone che tanto disperatamente volevi tormentare. Non c'è una strada giusta, una strada sbagliata. Madonna! No, no, Meli, non c'è una strada giusta, una strada sbagliata. I giochi vanno avanti in base a come vuoi tu. La storia cambia in base a come vuoi tu e alle scelte che fai. Non esiste una strada giusta, una strada sbagliata. Imparatela questa cosa, ragazzi. È inutile dare consigli perché il gioco se lo fa una persona. No, è una pazzia. Dobbiamo chiedere aiuto. Ehi. Dovrebbero mancare 5 ore adesso. Ciao, Samantha. Dovrebbero mancare 5 ore al. Dovremmo cercare all'alba. Mike e Jess sono a divertirsi mentre Sam chissà dov'è. Credo che sia alla bagna. Stiamo perdendo tempo a parlare, andiamo! Questo è il recap, Gam. Ogni volta che spunta il dottore, spunta il recap del capitolo precedente. Ah! Matt, che cos'è? Matt, che cos'è? È il mio grosso pisello! Ma non è morta, Meli. Vendetta. Che pensi di fare? Allora, Matt. Allora, adesso fare? Il problema è uno. Se ci lanciamo da là, moriamo. Calma, Emily. Stai calma. Stai calma. 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 Sono solo cervi. Solo cervi. Ci stanno solo osservando. Solo osservando. No, Matt. Ci faranno. Ci faranno. No, no, no. Stai calma, Emily. Stai calma. Emily, devi stare. Devi stare molto calma, Emily. Stai calma. Stai calma, stai calma. Stai calma. Piano, Emily. Emily, perché non viene, Emily? Emily? Emily, io sto andando, eh? Emily? Luna, grazie per il Prime, benvenuta in community. Grazie, Luna. Ma ragazzi, abbiamo completato il sub goal. Ora, cammina piano. Piano, non uccidere nessuno. Andiamo. Dai. Vai, vai, vai. Piano, piano, piano. Grazie, Luna. Benvenuta in community dei comp. Via, alci superati, problema risolto. Dai. Oh, cancellato il messaggio di Sky Leader. Sky, non si può usare la prova con la R. Non si può usare, è bannato su Twitch e Sky. Non. Che ansia, abbastanza. Ragazzi, abbiamo completato il sub goal. Grazie mille per il sub goal completato. 50 sub su 50. Grazie per il sostegno di oggi. Oddio, non la baita. Grazie per questo primo luglio. Qui. Magari potremmo ricevere altri messaggi via radio. Mai. Facciamo funzionare. Non ti preoccupare, Sky, però. Ciao, cos'è? È una cosa che devo dire perché. Ti faccio scappare. No, non è detto. Perché molte volte dipende quando li fai scappare, inciampano, fanno delle cose, cadono, capito? Non sempre lo scappare aiuta. Soprattutto su Until Dawn. Ok, siamo arrivati. Per il segnale radio. C'è già qualcuno che ci dà. Ci ospita. Non riesco a vedere. Che cos'è quello? Una luce di sicurezza. Attivata dal movimento, credo. Dal movimento? Ma perché il movimento attiva le luci? Ma da quando? Oh, stiamo giocando Emily. Giallo! Guida! Posa la pistola. Ok. Ok, con Chris, raga, dobbiamo posare la pistola. Ricordatevi questa cosa. Quello era un totem di guida.
Mamma, quanta neve. Anche io sul giardino. Bella, Celtico. Le maschere fanno vedere dei futuri, che può essere di morte, di guida, di fortuna, di tante altre cose. Ok, con Chris dobbiamo uccidere. No, Momo, stai calma, mannaggia Momo. Posare pistola, segnatevelo. Posare pistola, posare pistola, posare pistola. Ok. Noi siamo su. Io non la poserei là, cioè io la prenderei. Cioè non capisco perché se la si è levata. Io non capisco questa cosa. Io qui questo è un gesto che non è, che non capisco. Questo è un gesto che non capisco. Cioè lui posa, l'accetta, capito? Da dove arriva questo vento improvviso? Siamo quasi arrivati. Sei molto in alto, Emily. Ciao Mary. E non ha, è come posare la pistola. Cioè in un momento del genere che cazzo posi, coliona? Mette pirla, sì, mette un po' pirletta. Forse per aggrapparsi. Sì, ma mica l'ha presa però. Mica l'ha presa poi. Devi accettarlo e basta. Non posso. Non posso. Okay. Ricordiamoci che qui loro due si scambiavano la pistola per il segnale. Il movimento arriva dal culo. Ma poi soprattutto dove arriva il vento? Siamo tipo sopra in Valpadana, c'è una tempesta de neve. Da dove arriva il vento? Dalla Tuzia Pelata. Da dove vuoi che arrivi il vento? Vai, mettete, prego. Stai bene? Mm-hmm. Sì. Sì, forse. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua. Ok. Manca la corrente. Su, forza. Manca la corrente, non funzionava. Ottimo, niente corrente. Non sembra uno strumento molto stabile. Deve pure esserci un interruttore o qualcos'altro. Corrado segnalatore. Razzieremo ogni cosa. Venga, conto la Valpadana. Perché è la valle. È una valle. Ricercata. Anna Washington è stata vista l'ultima volta dai pressi della baita da sci. Ah, questa è quando è morta. Questa è quando è morta, che in realtà loro la cercano perché non sanno se effettivamente è morta veramente. Vai. Mamma mia, il vento che fa. Ok. Va bene, vai e accendi la corrente elettrica. Perfetto. Perché è una valle. Perché oh, non sì, è stato trovato cazzo, il corpo. No, mai. Okay. Mai, Paul. Un punto per me, ed Emily. Ma adesso volano via, tipo, sta bufera poi. Ok. Ah, eccolo qua il razzo di emergenza. Ok, prendilo. Niente male. Niente male il razzo di emergenza, beh. Dai a Matt perché diceva il gioco di darlo a Matt, ve lo ricordate? Il questo dovrebbe essere visto da qualcuno. Ok. Spero lo diceva il però. Totem guida. Sì. Quindi cerchiamo di fare quello che diceva il totem guida. Ritorniamo dentro e attiviamo la radio. Ok. Ah, funziona. Funziona. Da qualche parte dice che quel tipo di totem guida lo capisce dal gioco. Il totem guida lo dice all'inizio del gioco. All'inizio del gioco ti spiegano tutti i totem. Ok, questa invece è la scomparsa dell'altra ragazza di Beth, che era la sorella di Anna. Capito, Camo? Ma se vieni a metà del gioco, mica è colpa mia, cioè. Scusami. Eccolo. Pronto? Mi sentite? Pronto?
Per favore, se c'è qualcuno in ascolto, ci sarà aiuto. Veniteci a salvare, per favore. Merda. Pronto? Oh mio Dio. Grazie a Dio, ci serve aiuto, presto. Adesso. State cercando di contattarci. Servizio guardia parchi della contea di... Sì, adesso ci serve aiuto, però, ragazzi. Parlate lentamente, in modo chiaro. Basso. Per favore, oh mio Dio, siamo bloccati sulla Blackwood Mountain e c'è un maniaco qui. Se mi sentite, ripetete il vostro messaggio, non riesco a capire quello che state dicendo. Ci serve aiuto, no, presto. Gamma. Pronto? Pronto? Potete identificarvi? Basso. Sì. A seconda. Oddio, ok. Siamo... Il mio nome è Emily. Pronto? Come dicevo, in modo chiaro, ripetete, basso. Ragazzi, siamo in cima, informali. Siamo sulla Blackwood Mountain, vicino alla baita, e c'è un killer qui, ci sta dando la caccia e ha già ucciso uno dei nostri amici. Oh mio Dio, dovete aiutarci, per favore. Emily, però non... mi sa che non ti sentono, Emily. Eccola. Qualcosa ha attivato il sensore di movimento. Sarà stato un cazzo di cervo. Sì, signorina. Non allontanatevi da lì. Gli elicotteri. Ok. Però quando la testa si è... la tempesta ancora non si è calmata. All'alba. Adesso ci serviva questa cosa. Siamo per morire. Siamo per morire. Vieni a prendermi, perché a me te non ci pensi. Non allontanatevi da lì. Se stiamo qua moriamo, quindi. Eccola. Ragazzi, io penso che dobbiamo scendere da qua tipo adesso. Oh mio Dio, guarda che cosa succede. Eccola. Ma una torre che si reggeva con tre pali, con tre fili, ma può essere mai? Che torre del cazzo. Aia, perfetto. E lei si è presa una vetrata in fronte. Emily, non ti muovere. Emily, non ti muovere. Emily, non ti muovere. No. Non ti agitare, Emily. Non ti agitare. Grande, Emily. Emily. Porca puttana! Oh mio Dio santissimo! No, no! Come fa lei a rimanere su quella, su quell'asse di ferro lì? Stiamo continuando a cadere giù. Oh madonna! Dai, Matt. Ma non lo so. Emily è il rosa del Titanic, penso di sì. Ragazzi, guardo meno la chat perché adesso ci saranno dei tasti da premere. Non voglio sbagliare i tasti. Stiamo andando tanto giù. Sta crollando tutta la torre, ma lei dov'è? Dai, dai, dai. Questa roba è molto instabile. Sì, lo sappiamo. Matt, devi fare qualcosa e devi farlo ora. Che cosa stai aspettando? Certo che Emily, per come parla, io lo lascerei lì a cadere. Non pensare, idiota, tirami via da qui. Emily, sei arrabbiata, devi calmarti. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene, smetti, dai. Smetti di parlare, non ti reggo. Smettila di urlarmi contro e lasciami fare. Lei comunque non è okay. Di aiuto per Matt, eh? Completamente l'opposto. No, smettila tu, perché devi mettere in discussione tutto quello, Madonna, che dico? Madonna, Emily, stai zitta che devo salvarti. Non muoverti. Cercherò di raggiungerti e di tirarti su. Non muoverti. Ora, se non ti dispiace, puoi portarmi via da questa maledetta torre. Ti prego, Matt, fai qualcosa. Lei è insopportabile, sì. Salva Emily. Sto arrivando. Dai, mi riprendi quella cazzo di mano. Oh cazzo, Matt! Non voglio cadere. Salva Emily. Dai, Matt, salva Emily. Salva Emily.
Gesù! Dai, prendi la mano. Emily! Beh, lui si è salvato comunque. Cioè, lui si salva comunque, ma Emily? Emily sarà di sotto. Emily sarà di sotto. Ragazzi, è inutile che dite, ah, morirono in... Se non vedete la morte, non muoiono. Ciao, Adam. Grazie, Adam. Grazie anche solo per il pensiero. Emily va sempre più giù. Sempre più giù, ragazzi. Emily? Emily! Dove cazzo? Laura. A un certo punto del gioco. Pipi, un pipi? Un pipistrello? Che cosa? No, 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 lasciami! Lasciami! No! Lasciami! Lasciami! Ma che cazzo è? Ok, lui è morto. Ok, uno l'abbiamo fatto fuori. Uno è morto. Ciao Alice, grazie per aver scaricato Twitch solo per me. Ora è morto. Ciao, caro. Non so, non l'ho vista. Lui è morto morto. Neanch'io l'ho vista. Anche se io mi ricordavo che lui cercava Emily, però. Le lampadine si accendono da sole. Confidavo in te, Babba. Sinceramente non mi ricordavo questa cosa di Matt. Cioè, non capisco perché sia morto così. Non ha senso. Pensavo che andava alla ricerca di Emily. Quello che è successo nel capanno. So quanto è stato difficile. Josh era tuo amico. Ashley, basta. No, voglio dirti. Grazie. Ma la scelta è diversa. Ho aiutato Emily. Volevo aiutare Emily. Ma che cosa c'è di sbagliato? Nel senso, non capisco. Non potevo lasciare che ti accadesse qualcosa. Questo è Josh con le sue sorelle. Matt è morto perché ha usato la pistola prima. Sì, ma lo diceva che... il coso guida, sai, Eve. Tu e Josh eravate amici. Cioè, il totem di prima diceva di usare la pistola. Era il totem, sì, di guida. Voglio dire... Ashley, ora basta. Io non voglio pensare a quello che è successo. Chris. Adesso cerchiamo Sam. Lo diceva il totem. Quindi... mango io, Giorgia. Ma che... No, non c'è scritto dopo. Non c'è scritto né prima né dopo. C'era scritto di darlo a me. Qui non mi piace, no, affatto. Non l'ha posata, no. Diciamo che sono dei totem un po' alla cazzo dei cani, eh. Diciamo che sono dei totem. Madonna, una bambina. Che cazzo, aspetta, è quella? Hai visto anche tu? Una bambola assassina, chi è quella? Visto cosa? Quello, Chris, quello! Cosa sarebbe quello? Sembrava una figura trasparente, come un fantasma. Sì, ciao. Sono seria. Perché non mi credi? Ho visto quella cosa. Non conta niente per te. C'è l'inferno qui stanotte, ok? La tua mente è a pezzi. Stai calma. La mia mente è a pezzi. Non mi fido neanche di quello che vedo io. Sì, ma l'ha vista pure io. Insisti. No, ti sbagli. L'ho visto. E ne sono certa, Chris. Va bene. Va bene, mi credi, Chris? Grazie. Sì, forse hai visto qualcosa. Cerchiamo di calmarci. Secondo te stiamo impazzendo? Sam, sì, sono per i cazzi loro. Qui, Ash. Se solo era un bait. Possiamo chiamare gli altri e... E se Sam fosse nei guai? Se ne servisse aiuto? Oddio. Beh, una porta si è aperta. E porta da Sam. Perché Sam è entrata qua sotto? Quando lui, prima che lui le spruzzava il coso in bocca... E Sam è finita qua. Belle queste luci orreggianti che flappeggiano. Sfliccarono pure le luci.
Perfetto. Segamo. È finita la nostra. Maronna mia. Ma scherziamo? Cosa diavolo sta succedendo? È un cavallino. È un cavallino. È un cavallino. L'hai urtato tu, vero? L'hai urtato tu. Non credo, voglio dire, non lo so. Oddio, perché qui è tutto quanto così orribile? Non porte lo so. Che sbattono, però mi sto cagando addosso. Da sole, e quello spettro o qualsiasi cosa fosse. Secondo me non puoi vedere cosa sta accadendo davvero. Come fai a non aver visto quella figura trasparente che è passata accanto a noi? Potrebbero essere allucinazioni. Io non mi immagino le cose. Beh, ho visto cose anch'io. Ho visto cosa cose anche io. Ed è quello a preoccuparmi. Chris, lo so. Sai cosa mi preoccupa? Mi preoccupa Sam. Se c'è davvero un pazzo qui, potrebbe essere morta anche lei. Non dirlo nemmeno, ti prego, Chris. Stiamo calmi, ragazzi. State dando tutte e due fuori di testa. State calmi. Non c'è la maniglia. Ho visto cose che vuoi umani, ma è quello che gli sta dicendo lui di continuo. Dentro l'armadio c'è qualcosa? No. No, ma non sono calmi per niente. No, Picciu, arrivo alle 23 come sempre. Aspetta, Chris, il fantasma! Eh? Non l'hai visto? Chris, no. Però managgio. Però Chris è un po'. Dai, stupido, un po' celebrole. Ciao Rumenita. Ho capito tre ore che dico Chris, guarda cosa c'è, manco se gira. Chris, poi se muori non è colpa mia. E di chi poi? Sei solo sconvolta per quello che è successo a Josh. Sei tu che non eri attento, l'ho visto. Ho visto un fantasma e sembra Vanna. Aspetta, forse Beth. Cazzo, Ash, pensi? Ma secondo me è Sam. Dopo la seduta spiritica. Non lo so, forse. Non è così, perché i fantasmi non esistono, ok? Ok, chi parlava alla seduta spiritica allora, Chris? Non lo Chris, so. Chris, fantasma, no. Eccola. Ecco, perfetto. Io andrei. Cos'è stato? Non lo so, ma dobbiamo andare a controllare, Sam. Sam, fatti forza. Una chiave. Ok. Ah, ecco qui. Oh mio Dio! Là, guarda là. Ora l'hai vista, Sam? Non l'hai vista. Che cazzo è quello che è, Chris? Scusa. Ora l'hai vista? Tre ore che non si gira, Chris. È dai, follia. Chris. Ah, hai fandato. Oh, finalmente. La via. Non si può usare la chiave. Magari è la signora delle pulizie. Ma ti è venuto giusto oggi? Con la tempesta di neve? L'ha fatta. Chris ha aperto gli occhi. Chris adesso ha aperto gli occhi e ci vede. Casetta delle bambole. Guarda, Chris. Si vede dalle finestre. Cosa? Mini mobili? No. È come una scena con bambole e tutto. Mamma mia, sì, le bambole hanno tutti gli occhi neri sanguinanti. Bella questa scena del crimine. Qua è dove moriremo. Vedi? Questa. Non sparare, Matti, madonna. Che cosa spari? Ciao, Nifty. Cosa sparate? Oh. Wow, cosa sta succedendo? Oddio, è come... Non è come niente, siamo noi. Nascosti ad aspettare Anna, l'anno scorso. Ma è così. È la stessa scena di quando è morta Anna. E dove stava Matt? Questo è opera di qualcuno che era lì. O di qualcuno, o qualcosa che ci osservava. Forse è un avvertimento. Forse qualcuno l'ha messo qui per confonderci. No, io non credo. Il fantasma vuole dirci che il pazzo. Qualcuno l'ha messo qui perché qualcuno ci vuole ammazzare botte. Sta cercando di farci uscire di testa. Perché avrebbe dovuto fare questo, Chris? Sta cercando di dirci che verrà a prenderci tutti. Sono le braccia. Eccola, Pepe. Bambola numero uno. Madonna mia. Anna. È il libro di Anna. Anna 2013-14. È il diario di Anna. La mamma è d'accordo. Spedito gli inviti alla festa si farà. Oddio, dover aspettare. Per ora Ash, Matt e Sam hanno detto di sì. Ancora nulla da Mike. Oddio, Mike ha detto di sì. Ha chiamato Josh oggi pomeriggio.
E vai, domani festa. Stare tutti insieme qui in montagna sarà fantastico. Lei voleva Mike. Oh mio Dio, Mike. Sono così ansiosa di stare con lui. Non posso leggere. È troppo triste, Chris. Perché se vi ricordate, Mike e lei stavano per fare qualcosa nella stanza da letto. Si è aperta la porta, raga. Ciao, Anna. Beh, sì, erano ragazzini. Era successo quando erano piccoli. Ma siete scemi? Chris, davvero? Ma che cazzo era quella? Qualcosa. Ma dove è andato? Che era? Cos'è stato? Perché? Sì, Ambra. Che cazzo vuoi? Dai, raga, però così no. No, i jumpscare così no, però, eh. Ehi. Ehi, guarda qui. Allucinazioni? Ma io non credo. Un catalogo di lampadine industriali. Che cosa strana. Guarda, una lampadina è cerchiata. È parecchio potente. Nei proiettori. Gli esili della mia vita sono andati. Beh, io le forbici le porterei, Ashley. Brava, Ashley, prendi le forbici. Si sa mai nella vita, scassa tutte cose. Grazie! Bel Q. Beh, Nava, di lei si sa. Di lei si sa, Nava. Di lei si sa. Ma anche Sam è una bella guagliona. Aspetta, da qui si va in un'altra stanza. Dove? Dove, Chris? Chris, non so se voglio andare avanti. Chris, vai tu avanti, io sto indietro a controllare. Sam è veramente fica. Sam è molto fica rispetto alle altre, sì. Anche secondo me. Sapevi che questo era qui? Questo è un intero altro hotel. Shatter, grazie per i 3 mesi. Grazie mille. Grazie mille, Shatteri. Bentornato. Twitch Unity. Twitch Unity. Io credo di non farcela più. No. Sì, anch'io. Ormai sono al limite. Io volevo solo dimenticare i fatti dell'anno scorso. E invece? Non so, Anna, che volesse fare. Sì, beh, sai com'è quando hai una bella cotta per qualcuno. Bene, così in pratica mi stai dicendo che abbiamo messo una nostra amica fragile in una situazione terribile che l'ha portata a scappare e sparire nel nulla. Mm-hmm. Sì. Se fossi stato tu, non credi che saresti scappato? A chi piace essere preso in giro? Infatti, Chris. Smettila di dire stronzate. Direttamente? Ma alle spalle, sì. Eh? Chris, l'abbiamo ridicolizzata davanti a tutti i suoi amici e al l'abbiamo presa per il culo. Piaceva. È uno chalet, chi ha? Non riesco a immaginare niente di peggio. Sì, Samantha non si sa dov'è, ma dovremmo trovarla, penso, no? Perché Sam dovrebbe stare qua sotto. Io ho paura di un altro jumpscare di quella stronza di prima con i capelli lunghi. Ehi, ma questi sono finti? Ma chi stamperebbe dei giornali finti? Sono dei giornali finti. Davvero, una bella domanda. Non sono io allora. Perdere altri 10 anni di vita anche no, no. Lilith, ma non credo che al momento... Beh, comunque i giornali finti. Tutta una finzione. Tutta una farsa sta roba. Andiamo. Oh, Amoni, Chris! Maronna. Sai
qualcosa? Ciao Sharon. No. No. Ne ho abbastanza. No, io non voglio scendere da sotto, Chris. C'ha ragione Ashley, secondo me. Ashley, ti capisco, ok? Anch'io sono spaventato, ma se Sam è laggiù sola con un pazzo, come possiamo andarcene? È come se la uccidessimo noi. Troviamo Sam. Dai. Maledizione. Troviamo Sam. Ashley, andiamo. Perché hai Chris, ragione, moscio. Buonanotte, Dionisia. Beh, quando hai ragione. Vai. Non importa, voglio solo andarmene. Sì. No, dobbiamo trovare Sam. Forza. Però loro due non mi sembrano convintissimi di questa scelta. Cioè, io lo dico, non mi sembrano convintissimi. Chris è arrivata l'ora che muore. No, Chris no. Lo so, Rossella, anche io. Chris, ho una sensazione davvero strana. Tipo? Cosa intendi? Continuo a pensare che quei finti giornali siano in qualche modo collegati al tizio che ha ucciso Josh. Cioè? Come? Come se fosse una messa in scena? Sì, ma come? È come se... Eh beh, sì. Tutto avesse quasi senso, ma sento che ci sfugge qualcosa. Cosa? Ma che ci sfugge qualcosa, e su questo, signorina Ashley, non c'è dubbio. Ciao Roby. Eccala. Ok. Ci sono delle batterie. Batterie e timer ritrovati. Quindi ci sta una cosa a tempo? Che esplode, forse? Questo posto sembra comunque di un tipo che sta cercando di uccidere qualcuno da un po' di tempo. Questo posto non è proprio il posto top. Me ne andrei. Eccala. Lo sapevo io che ci avrebbe inchiappettato. Lo sapevo io che era dietro di noi. E quando mai il killer non è dietro di noi? È sempre dietro. Non è mai davanti il killer. Siamo noi. Cos'è questo? Un elenco di bersagli? Cazzo. Sì, forse l'elenco dei bersagli. Può essere. Bevi babà. Sì, ora bevo. Qua c'è una porta. È aperta? È aperta? Sì. Per come sono loro, le foto tutti vivi, sì. Ma Chris dove è andato? Chris? Cazzo è andato Chris? Chris? È un'altra porta. Ma scusami, Chris, ma io stavo entrando di là? Te sei venuto di qua? Oh, merda. Guarda là. Può essere, Adele. Forse è di Sam. Vediamo se... È di Sam il sangue. No, ma Sam non l'ha fatta insanguinare. Gli ha messo una maschera di ossigeno in faccia. Devi passare, Ash. Non riesco. Presto. Chris. Ma cosa? Credo di aver visto Sam là. Ash, sei sicura? Non lo so, però dobbiamo controllare. Io dico che chi sanguinava è passato di qua, ok? Per cui andiamo, ora! Ok, sì, hai ragione, arrivo. Ciao, Chiaretta. Eccola. Mi sento male, gente. Non mi sento male. Perché rinfrescare questo posto? C'è un tipo. C'è un tipo, raga. È un tipo proprio tipo qua dietro il muro. Aspetta. Quelli sono... Sì, i vestiti di Sam. Il che è? Sbagliato. Direi che è sbagliato. Quindi lo psicopatico è stato qui sotto, sicuro. Ma non è Sam, però. Sono i vestiti di Sam. Spero di no. Oddio. È un manichino, un manichino. Domanda interessante. Perché a Sam gli aveva rubato i vestiti lui nella vasca da bagno. Mamma, che cazzo di paura, però. Per favore,
Eccola, viva, viva, viva. Sam, Sam. La sento parlare, sta piangendo. Sam, avevo solo la tovaglia. Sì, Sam, avevo solo la tovaglia. Eccola. Oh no. Ehi. Sam. Io sto cagando sotto. È morta. Sam, no, è viva. L'ha addormentata, l'ha addormentata. No, no, non è morta. Mi ha addormentato. Come lo sai? Che respira. Allora, cos'ha? Cos'ha che non va? L'avrà addormentata col gas. Oh. No, 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 non va bene, non va bene. Dobbiamo portarla via. Ciao. Addormentato, due. Aspetta. Sta lontano da me. No! No! No, 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 no! Vivi e impara! Cosa? Vivi e impara. Vivi e impara, che vuol dire? Che vuol dire vivi e impara? Ma che frase è? Sembra uno dei Kiss. Oh merda. Es. Es. Cazzo, Ash, cosa ti ha fatto? Mi ha colpito. Era dire vivi in pala. Ah. Gliela spacco quella cazzo di faccia. Vivi in pala, fatti i cazzi tuoi. Ma fatti i cazzi dove tuoi. No, Chris. Il tizio che ha ucciso Oddio. Josh. Oddio, no. Oddio. Bastardo assassino. Sei un mostro. Cosa? Moriremo, Chris. Io non sono pronta a morire. Nessuno morirà. Nessuno morirà. Vorrei poterti dire. Sì, sì. Nessuno morirà tranne noi stasera. Ah, no. Dirmi cosa. È troppo tardi. Chris, a che serve? Smettila, dimmelo. Cosa abbiamo deve dire? Abbiamo continuato a girarci intorno. E ora, guarda, abbiamo sprecato Esce. Tutto. Niente. Cosa? Che cosa? Cosa vuoi dire? Ogni secondo che ho passato al tuo fianco ha reso la mia vita degna di essere vissuta. Ok. Cosa vuoi dirmi, Chris? Ti è proprio amato. Mi spiace. Avrei dovuto dirtelo prima. Cosa? Ashley, giuro, quando torneremo a casa. Ma chi Oddio! Che c'è? No! Ashley, ti salverò, non ti lascerò morire. No, no, no. Salute a voi, mie piccole cavie speciali. Ho paura, Chris. Non aver paura. Oh, invece dovresti, Ashley. Perché ecco il colpo di scena. Chris ha già dovuto fare una scelta fatale oggi. E ora dovrà farne un'altra. Chris, no. Puoi prendere l'arma davanti a te e sparare ad Ashley. Oppure puoi sparare a te stesso. Quello che rimane resta in vita. La scelta è tutta tua. No. Bravo, Chris. Non essere sciocco, Chris. Aspetta, fermo. Non puoi farlo, Chris. Spara a me. Prima tu hai scelto di salvare cazzo. Me. Ora tocca a me scegliere e io scelgo di salvare te. Voglio che questa sia la mia ultima decisione. Chris, ti prego. Oddio. No. 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 Ti sei spinto troppo oltre. Ah, io. Non lo capisci? Eh? Non capisci che questa orgia di torture è durata anche troppo? Eh? Che cosa ti dà il diritto di giocare con le vite di queste persone? Bravo, cosa dottore. Cosa ti rende così speciale? Eh? Bravo, dottore. Ciao, Ladi. Sei malato! Sei un pazzo malato! E quello non c'è ombra di dubbio, dottore. Che cosa diavolo hai fatto? Eh? Che cazzo hai fatto?
psicopatico. Non credo gliene freghi niente. Sì, ma se non glielo dici puntandogli un'arma in mano, non credo che cambi nulla. Il dovevi non esiste, Cledit. Oh, che strano. Ehi, il dottore sta cazziando lo psicopatico, sì. Ehi. Sam? Allora, ragazzi, fermi. Allora, povero cucciolo. Dottore, però. Allora, fermi, sono le 53. Perché se iniziamo un capitolo non finisce in 7 minuti. Un capitolo ci mette comunque una mezz'oretta per andare avanti. Allora, oggi ho ucciso una persona solamente. Non ne ho ucciso due, poi vi spiegherò il motivo perché dovete arrivare ovviamente più avanti. Di morti sicuri ne abbiamo una. L'altra non è una morte, perché poi lo scoprirete più avanti. Lo scoprirete dopo, non ve lo posso dire perché sarebbe spoiler. Quindi... no, dico quello no. Allora, morte sicura è una ed è Tom. Ed è Tom. Tim, Tom, come si chiama? Tim. Tommy. Lui. No, 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 conto, sono... è una morte, è che non l'hai mai visto questo gioco. Matt. Ah, Matt, Matteo, niente, io Gero, per me cancella Tom, per me era, per lui era Tom. Secondo me solo... esatto. E Matt. Quindi solo Matt è morto. Vi sarà chiaro dopo il gioco. Al momento non vi è chiaro a voi il gioco. Io il gioco l'ho già visto, lo conosco, l'ho già giocato. Ma io adesso sto andando per le parti che non ho mai visto del gioco. Infatti quella nuova di Matt non l'avevo mai vista. E solo Matt è morto al momento. Tom non esiste nel gioco, però lo creeremo noi. Allora ragazzi, la vittoria va a chi ha messo uno. Io non so chi ha votato uno, ma bannati. Rami Malek, chi?